Salve a tutti amici di 3minuti.it. Oggi inizia la mia rubrica, una rubrica che parla di tendenze. Quindi gli argomenti che andrò a trattare durante i nostri incontri saranno vasti e vari. Ma oggi vorrei parlarvi di serie TV, in particolar modo di Vis a Vis, serie TV che ho seguito durante il periodo di lockdown e che mi ha stupito piacevolmente. Essa è ambientata in Spagna, è composta da 4 stagioni e parla di detenute, della loro vita precedente alla carcerazione che alle relazioni che hanno instaurato durante il loro periodo di reclusione. Le protagoniste sono due, e sono Zulema e Maddalena, due donne abbastanza forti, ma diverse sotto ogni punto di vista. Zulema è una criminale, la più temuta all'interno del carcere, che ha commesso una serie di crimini, sia prima ovviamente di entrare in carcere che all'interno del carcere stesso, definendola per l'appunto detenuta pericolosa. Mentre Maddalena è la classica brava ragazza che è stata tratta in inganno dal suo fidanzato nonché datore di lavoro ed ha commesso per quest'ultimo una serie di reati fiscali che hanno portato la stessa ad essere condannata per 7 anni. E quindi ad essere trasportata presso il carcere di Cruz del Sur. Queste due personalità, una volta incontratesi all'interno del carcere, entrano immediatamente in conflitto per una serie di motivi che non voglio ovviamente svelarvi, ma entrambe creano degli accordi, definiamoli anche amicizia. Perché entrambe spinte dalla voglia di evadere dal carcere. Quando si parla di questa serie TV, spesso si pensa o si associa ad Orange is the New Black, altra serie TV che parla di detenute, ma quest'ultima è basata su argomenti socio-politico ed è più una commedia. Mentre Vis-à-vis è abbastanza drammatica, infatti ci sono anche scene crude dove principalmente l'argomento trainante è la voglia di libertà, la voglia di uscire dal carcere, al punto da far sì che si creassero delle vere e proprie amicizie. Se dovessi pensare a alcune particolarità di questa serie, mi verrebbe sicuramente da dirvi che questa, essendo spagnola, troverete molte protagoniste che sono presenti in La Casa di Carta, in Elite e Le ragazze del Centralino. È una serie piacevole da vedere e vi vorrei lasciare con una frase che viene detta da Zulema. Essa, durante la sua carcerazione, guardando negli occhi Maddalena, dice: "Muore solo chi è dimenticato, e a me altro che se mi ricorderanno." Buona visione.